Salve, questo è il tutorial per il file PronoCall. Vediamolo subito. Eccolo qua. Allora, la prima operazione da fare è quella di cancellare tutti i dati presenti nel tabellone palinsesto. Andiamo su questo cestino, clicchiamo e lo azzeriamo. Dopodiché andiamo a caricare i dati della giornata, qui su Social Stats. Andiamo su Matches. Aspettiamo che si carichi tutta la pagina. Andiamo a caricarci tutti i dati delle dei campionati che ci interessano, andando a caricare campionato per campionato oppure gruppi di campionati. Ora vi faccio vedere come, per esempio, che ne so, andiamo qua, prendiamo England e England League One, da prima della freccia, da prima della bandiera. Ecco qua, posizioniamo quindi il cursore prima della bandiera, vedete, diventa quell'asticella verticale, quel cursore verticale, trasciniamo e andiamo giù fino a League One, l'ultima partita del campionato League One, fino alla H di H2H, non oltre, ok? Dopo selezionato, copia con il tasto destro del mouse o CTRL C, andiamo su PronoCall, clicchiamo su questo bottone giallo e importiamo i dati dei primi campionati e già appaiono i primi pronostici. Torniamo su Social Stats, vediamo se c'è qualche altro campionato che ci interessa. Esempio, prendiamo, che ne so, ecco qua, questo qua della Scozia, prima della bandiera. Ecco qua. Benissimo. Copia e portiamo in. Clicchiamo sul tasto giallo e abbiamo importato. Come vedete abbiamo tre campionati, quelli scelti da noi. Si possono importare tutti i campionati che vogliamo, anche composti da una sola riga, come in questo caso qua. L'importante è che le testatine dei campionati qui nel tabellone di Social Stats siano composte in questo modo, cioè con la testatina del campionato e sotto la barra delle leggende dei dati, praticamente delle sigle dei dati. Va bene? Se non c'è questa barra qua, non importate, va bene? Se nel caso in un campionato qualche partita ha già assunto il risultato finale, non c'è problema, potete caricare. L'importante è solo che ci sia sempre questa barra qui delle sigle dei vari dati, va bene? Quindi anche un solo campionato, tipo questo qua, che ne so, tanto per, facciamo la prova, vediamo, buttiamolo dentro, CTRL C. Copia, andiamola a inserire. Ecco qua, l'abbiamo inserito. Ora inseriamo pure questo qua, vedete che il Guarani San Lorenzo è già terminato del Paraguay. Inseriamo anche questo, faccio vedere sempre come funziona. Ecco qua, selezionato sempre fino alla H e non oltre, la H è prima della bandiera e non oltre, quindi la tabella. CTRL C o copia, andiamo qua e inseriamo. Vedete, viene riportato il risultato del Guarani Lorenzo senza dati e quindi abbiamo poi l'altra partita che è lo Sport Nazionale. Vabbè, quindi abbiamo tutti i pronostici per questi campionati qua che abbiamo importato. Come vedete, PronoCall non emette pronostici e sentenze per ogni partita. PronoCall dà pronostici solo per quelle partite che rientrano perfettamente nei parametri impostati nel file, né un decimo di punto in più né un decimo di percentuale in meno. Se non è con quei parametri, il PronoCall non dà pronostici. Ok? Quindi non vi aspettate una sfilza di
multicolo casa trasferta a IOSA, a Quintale. Da solo quelli effettivamente molto 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 probabili. Poi non si verificano, è un altro fatto. Come vedete nelle sei colonne dei pronostici, quindi multicol casa e trasferta 1-2, multicol 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 e 3-4. Sapete che ci sono dei bookmakers che offrono solo per il multicol casa trasferta, offrono solo l'1-2, 1-3, 2-3. Ce ne sono altri, parecchi altri. Ho fatto un video su questo, tipo Overplus, Betaland e altri bookmakers che offrono invece tutto il gruppo di pronostici che vedete qua, cioè 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 per il multicol casa, multicol trasferta. Va bene? Qui nella colonna del multicol 1-2, quando vedete T1-2 significa trasferta 1-2, così come anche per gli altri multicol. Quando vedete CT, come anche qua CT, significa che multicol 1-2 per il casa e per la trasferta, per la squadra di casa e per la squadra di trasferta. Poi potete decidere di giocarli tutti e due o giocare uno dei due. Va bene? Quindi multicol CT significa per tutti e due nella colonna corrispondente, T significa per il multicol trasferta, C significa per il multicol casa. Benissimo. Fatto questo, quando avremo per esempio un palinsesto composto da moltissimi campionati e tanti pronostici, andremo a cliccare qui su questo filtra pronostici e ritroveremo i pronostici aggiunti qua in questa lista che al momento non è stata cancellata, però quando riceverete il file troverete in questa lista solo quelli selezionati in questo palinsesto o nel palinsesto che inserirete voi ogni volta che lo userete. Va bene? Quindi qui vengono riportati solo i pronostici nel palinsesto che è stato caricato. Cliccando qui, ripeto, su filtra pronostici, avremo tutti i pronostici in questa lista qua, distribuiti per colonne e quindi con le rispettive sigle dei pronostici. Casa, trasferta e casa trasferta. Cliccando qui su Pronocall si ritorna al palinsesto principale. Ripeto, questo è il tasto per inserire il bottone per incollare i dati che importiamo da Social Stats. Questo è il bottone per cancellare l'intero palinsesto. Questi invece sono i contatori che ci dicono quanti pronostici sono presenti, quindi nella tabella pronostici. Suddivisi per la categoria, cioè 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. In tutto sono 8 pronostici. Ok? Questo è il funzionamento di Pronopool, abbastanza semplice, veloce e nient'altro. Va bene? Grazie.